Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Oggi andremo a fare questo, gli gnomi. Io ieri mi sono divertita come una matta. Giulia ha riso come non te dico, perché sono assurdi, sono ridicoli, sono bellissimi però. Io non avevo disponibilità di feltro nei colori, diciamo, però vi assicuro che questo fatto con i colori giusti in un periodo natalizio, questi sono meravigliosi. Adesso, per comunque l'autunno e tutto quanto, questi vanno più che bene. Guardate quanto sono belli, sono meravigliosi sono. Adesso andiamo a vedere che cosa ci serve per realizzarli. Io vi posso dire una cosa, che vi divertirete sia voi che con i vostri figli, perché comunque sono veramente buffissimi. Guardate che meraviglia che sono. Sono troppo carini, sono buffi, sono belli, sono buffi. Uno può fare tutta la famiglia, può utilizzare tantissimi altri materiali, anche la gomma crepola può essere usata, gomma Eva, come viene chiamata da alcuni, e io vi assicuro che è veramente una cosa troppo carina, troppo carina. Per realizzare i nostri gnometti abbiamo bisogno di colla a caldo, nastri per fare le gambette, se li volete fare, perché sennò uno può anche non farli e fare semplicemente degli gnometti da tenere sopra il mobile, rotolo di carta igienica, anche se rimane un po' di carta come è successo a me qui perché non si toglie, non importa. Gomitolo di lana nei colori che più vi piace e comunque dai cinesi questi qua si trovano a un prezzo 1,99 euro, quindi poi alla fine molto economico, forbici. Allora, io uso bottoni, bottoncini e quant'altro, se non volete non siete obbligati a utilizzare bottoni, bottoncini e quant'altro. Feltro, questi dai cinesi 99 centesimi, io questa volta userò tre colori per il mio gnometto, perché questi erano i colori che avevo a disposizione. Allora, incominciamo. Prendiamo il nostro foglio di feltro, questi li metto qua, li sposto. Eccoci qua, prendiamo il nostro foglio di feltro, ce l'andiamo a tagliare perché ciò che serve a noi è fare adesso il corpo dello gnometto. Quindi prendiamo il nostro foglio, perché tanto dai cinesi c'è questo qui molto grande, dovrebbe essere un 60x40, un 60x40 dovrebbe essere questo qua. Allora ci andiamo a ritagliare. Adesso vi dico bene. Allora, il bello del feltro è che poi, feltro, pannolenci, come vi pare, che poi questo si può riutilizzare. Questo è molto sottile, questo è sottilissimo. Questo sarà 1 mm, 2 mm, non di più. Allora, ci andiamo a prendere la misura del nostro. Ho ritagliato una striscia larga. Diciannove centimetri. La lunghezza deve essere tale che poi mi va a coprire tutto il rotolo e non è la misura precisa, ma un attimino pochissimo di bordo, proprio mezzo millimetro di bordo. Quindi una volta presa la misura, io me lo vado a ritagliare. Una volta che questo forse l'ho preso pure troppo il risvolto, ne prendo un attimino di meno perché dopo è troppo, poi mi fa la piega, quindi ci deve essere un po' di risvolto ma non tantissimo, perché sennò poi diventa pesante nella giuntura e quando poi vado a piegare il tutto. Allora, questo sarà il corpo del mio gnometto. Allora, mi raccomando, i pezzi di feltro che avanzano non li buttiamo perché possono servirci sempre per fare altri lavori. Io ho una busta piena di ritagli, ma perché ci serve, non c'è niente da fare. Allora, il nostro corpo. Adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra colla a caldo,
andiamo a mettere un po', aspettate perché io c'ho da mettere quella. Ah, ci servirà anche una perlina, perle a casa anche colorate come vi pare a voi, e comunque di grandezza varia. Io ne avevo, ma vi faccio vedere, ne avevo una più grande, una un po' più piccolina, quindi non importa adesso la grandezza, anche il colore, come vi pare. Come vi pare. Il bello di questo è che possiamo utilizzare tutti i materiali che abbiamo a disposizione a casa, e ne abbiamo tanto, anche bottoni, come ci piace a noi. Andiamo a mettere un po' di colla a caldo sul nostro rotolo, e ce l'andiamo a attaccare proprio bello qui all'inizio, eccolo qui, e andiamo a rotolare. Vogliamo mettere un altro po' di colla, lo possiamo fare tranquillamente, e ce l'andiamo a rotolare. Questo, rimettiamo un po' di colla qui per sigillare il lavoro, eccolo qui. Fatevi aiutare la colla a caldo, ieri mi sono bruciata, voi non potete capire quante volte, ma un dolore proprio, detto proprio niente, non sei buona a fare niente. Fatto questo, prendiamo la nostra forbice e andiamo a ritagliare fino a che non sentiamo il bordo del cartoncino, della carta igienica. Andiamo a ritagliare tutte striscioline, perché queste poi dovranno essere ripiegate all'interno. Ecco perché vi dico il risvolto, perché se no dopo è troppo. Vedete? Abbiamo ritagliato paro paro, e adesso con la colla a caldo ci andiamo a ripiegare tutti i bordi all'interno. Quindi metto un po' di colla a caldo all'interno della struttura che sta prendendo forma, e mi vado a ripiegare dentro i bordi. Così stiamo attenti che sta brucia, io mi sono bruciata, quindi facciamo questo qui bene tutto intorno. Ovviamente ciò che ho fatto in un lato devo fare pure in quell'altro, devo tenere questo. Non vi preoccupate che la colla a caldo, una volta che si è asciugata, poi si stacca, tranne questo ovviamente. Non è colla a caldo, è un difetto della cosa. Comunque, questo è. Ora, che cosa andiamo a prendere? Un altro colore, questo lo appoggiamo qui, ci andiamo a prendere un altro colore. Andiamo a ritagliare un bel quadrato. Adesso rettangolo, poi vediamo. Allora, questa sarà l'altezza del nostro cappello. Possiamo farlo anche più piccolino, eh? Stavolta facciamo più piccolino, perché ho fatto proprio delle cose enormi, enormi. Non andiamo a tagliare un quadrato, un rettangolo, anche questo. E poi, in base a come vogliamo fare alto il cappello, questo va appeso, sempre un rettangolo, tenendo la punta qui, mi vado, che deve essere chiusa, mi vado a girare più facile a dire che a farsi, mi vado a girare il nostro cono, vado a formare un cono, e la parte, diciamo, in eccesso, questa qui, la vado a ritagliare. Questa coda non mi serve, questa coda. Ok, una volta fatto questo, vado a mettere un punto perché devo fermare il lavoro. Sempre state attenti, che io mi sono talmente bruciata sti giorni che, mamma mia, ma perché mi sono bruciata anche a cucinare? Sti giorni è stato proprio un continuo bruciarmi. Ecco, il nostro cono lo mettiamo da parte.
Poi prendiamo la nostra lana, apriamo, usiamo il palmo della mano come misura, io lo tengo un po' largo, e andiamo a fare 20 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eccoci qua. Andiamo a ritagliare. Prendiamo un altro pezzettino di lana e ci andiamo a tagliare, praticamente a sigillare la nostra barba, eccola qua. Adesso prendiamo la forbice e andiamo proprio a ritagliare vedete, andiamo proprio a ritagliare, quindi in mezzo, eccoci qua. Ora prendiamo, non dalla parte posteriore, ma qui, andiamo a mettere un punto di colla. Un bel punto, tanto non si vede con la barba. E andiamo a attaccare qui. Ok? La nostra bella barba abbiamo fatto. Ora prendiamo il nostro, aspettate che la colla qui finisce come il pane in una casa, prendiamo un altro punto di colla e la andiamo a mettere qui sopra la barba, qui centrale. Prendiamo la nostra perla e poi andiamo a mettercelo sopra, eccola qui. Vedete? Ora prendiamo il nostro cono e ce l'andiamo a mettere sopra. Allora, mettiamo un giro di colla, così ci si mantiene bene, un giro di colla in tondo, a me è venuto un po' largo, ma non importa, non importa, lo pieghiamo un pochino, eccoci qua, questo è lo gnometto. Qua ci vado a mettere un altro po' di colla perché si è aperto. Ecco qui, questo è il nostro gnometto da tenere sopra anche come segnaposto, può essere utilizzato. Questo è il nostro gnometto. Adesso io lo vado qui sopra, attenzione, lo chiudo questo coso, eccolo qua. Qui sopra io ci vado a mettere, ho deciso di mettere, faccio prima a tagliarlo. Per chiudere qui ho deciso ci metto un punto di colla e mi ci vado a mettere il mio cuoricino. Voi ci potete mettere i bottoni, ci potete mettere il pompon fatto sempre con la lana. Io ho deciso di metterci un cuoricino che chiude, eccolo qua. Questo è il nostro gnometto per chi decide di tenerlo così semplicemente appoggiato. Se invece ci volete le gambe, io purtroppo non avevo i nastri, non ce li avevo i nastri che potessero andare bene, quindi ho preso questo qui velluto, va bene uguale, non avevo i nastri leggeri, ecco, facevo ieri, questo qui diciamo un po' più grande, ma va bene uguale. Taglio due gambine, vediamo quanto sono lunghe queste per darvi bene la misura, 26,
tagliamole precise, se no ci diventa una più alta e una più bassa. Eccoci qua. Poi prendo la nostra carta, che è l'ultima che non ho utilizzato, credo, sì, non ho utilizzato, e mi ci vado a fare con le forbici degli scarponcini. Eccoci qua. Di questi ne devo fare 4. Eccoci qua. Adesso che cosa faccio? Prendo il mio tessuto, prendo la mia scarpa, nella parte del velluto, quindi nella parte bella, metto, aspetta che allargo, ah, non posso zoomare, sono molto felice di questo, prendo un po' di colla e la vado a mettere sia sul collo della scarpa che proprio su tutta la scarpa stessa. Ci vado a incollare il nastro e una volta incollato sopra il nastro rimetto un po' di colla. Dopodiché mi ci vado a mettere sopra un altro scarpone che mi sigilla la prima gambetta. È fatta, faccio questo anche con la seconda. Ecco fatto. Importante che le devo fare in maniera opposta. Allora, adesso prendo il nostro gnometto e cosa vado a fare? Vado a mettere un punto. Ovviamente devo guardare dove lo gnometto, perché sennò mi metto una gamba di qua e una dall'altra parte, quindi guardo da bene di fronte, e poi sotto mi vado a mettere un giro di colla, stando attenti che la parte bella, in questo caso il velluto, mi capiti, ecco, qui sotto. Bene, prima di fare questo però cerchiamo di prendere la misura, no, cerchiamo, prendiamo la misura, perché può essere che siamo andati troppo in sotto con un nastro e troppo in cima con l'altro, quindi le gambe non risultano uguali. Quindi tagliamo a testa al toro, eccoci qua, ci andiamo a ritagliare, preciso. Adesso metto un goccio di colla qui sotto e ci rivediamo qui. Eccoci qua, una volta che mi sono andata a ritagliare, sono andata a incollarmi nella parte davanti, le nostre, vedete, sono incollate nella parte davanti le nostre gambette, questo gnometto è pronto per essere posizionato sopra un mobile. Se lo volete fare con le gambe, se non lo volete fare con le gambe, utilizzarlo anche a Natale come segnaposto, oppure adesso nelle decorazioni autunnali spargerli un po' per tutta casa sulle mensole e quant'altro, potete utilizzarlo senza gambette, ecco, se non avete un punto dove far scendere giù le gambe. Io l'adoro con le gambe perché è veramente meraviglioso. Io mi tempesterò casa con questi gnometti perché li adoro. Mi piace poi l'eccesso così strano di queste gambone così lunghe, potete fare anche più corte, a me piaceva proprio più lunghe, e questi cappelloni, insomma, il corpo minudo, mi piacciono tantissimo. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e che vi abbia potuto dare un'idea. Ah, comunque, io per quanto riguarda la femmina ho utilizzato bottoncini nelle treccine che ho fatto, ho messo queste mezze perle. Insomma, praticamente l'ho decorata un po' più vezzosa. Non avevo il bianco, la lana bianca, ce l'avevo così grigia, ma non mi piaceva, perché fatto con la lana bianca, insomma, stacca un attimino e l'effetto potrebbe essere diverso, veramente carino. Io li adoro. Adesso questi me li vado a mettere sopra le mensole, cioè io li amo questi fregnometti, sono troppo belli. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio. Ciao, a presto!